Ciao a tutte, oggi sono qui per parlarvi nuovamente dei prodotti che già dal primo utilizzo mi sono piaciuti subito tantissimo. Il video che io ho chiamato Amore a primo utilizzo, questo credo che sia già il terzo che faccio, prendendo ispirazione da un video che avevo visto sul canale di Doriana Only More Coffee. Allora, inizio subito con l'acquisto forse il più recente di questi 5, che è questo pennello per occhi della Kiko. Eccolo qui, è il numero 201. L'ho comprato adesso con i saldi, l'ho pagato 4 euro. È un pennello angolato da ombretto e vedete a sezione piatta. E mi sta piacendo davvero molto. È una valida alternativa al pennello che io uso tutti i giorni di neve, che ormai si sta poverino usurando a forza di usarlo, lavarlo, eccetera. Mi piace perché, pur essendo abbastanza grandino per gli occhi, il fatto che sia così angolato mi permette comunque una certa precisione. Questo io lo uso per stendere l'ombretto sulla palpebra mobile. Mi piace davvero tanto. Tra l'altro, appunto, avendolo pagato 4 euro, è anche secondo me un ottimo affare. Altro prodotto di make-up che ho comprato da poco e che già sto amando letteralmente è questo eyeliner di cui, eccolo qui, questo della Too Faced 3-Way, di cui vi ho già parlato, ve l'ho già mostrato nel video tag All About Eyes. È questo qui con le tre punte. Questo mi consente di, intanto, allora faccio una premessa, come ho già detto, io sono impeditissima con l'eyeliner, per cui faccio sempre dei grandi disastri. Questo mi ha portato ad usare molto poco l'eyeliner perché non sono capace. Questo invece, con questa forma appunto del tutto innovativa della punta, consente di tracciare una linea fatta di puntini, in mezzo alle ciglia. Per cui consente di fare delle linee veramente molto sottili e molto precise. Ovviamente poi potete anche fare una linea più grossa, chiaramente, no? Ripassandoci sopra, ma consente comunque di fare una linea anche molto sottile, molto precisa e molto dritta, cosa che per me prima era assolutamente impensabile, impossibile. E quindi, come ho già detto nell'altro video, mi è costato un po', ma li vale tutti. Perché l'ho pagato, mi sembra, dunque il prezzo da Sephora mi pare che sia intorno ai 22 euro. Io avevo lo sconto del 10, quindi l'ho pagato più o meno intorno ai 20, che mi rendo conto che è una follia, è veramente tanto per un eyeliner, ma vi assicuro che me ne sono letteralmente innamorata già dal primo utilizzo. Altro prodotto che mi ha letteralmente conquistato è questo burrone al cioccolato di Alchimie Natura, che ho comprato, come vi ho detto, nel negozio Timiama di Pordenone quando sono passata di lì. Lo sto usando, vedete, non l'ho usato tantissimo ancora, però ragazze, ha un profumo che è una roba meravigliosa. Lo sento da qui, cioè io sono dietro la videocamera e lo sento da qui. È una roba stupenda, meravigliosa. Praticamente questo lo stendete sul corpo e io in particolare lo stendo sulle gambe, che è la parte del mio corpo assolutamente con la pelle più secca, e sapete di dolcetto di Natale. È una roba meravigliosa, cioè ha un profumo di una goduriosità che è una roba eccezionale. E tra l'altro, vediamo se riesco a mettere a fuoco. C'è scritto crema tonificante e nutriente al cacao e burro di karité biologico. Poi qui nell'inci ci sono anche il gel d'aloe vera, ovviamente l'estratto di cacao, il tocoferolo, l'olio di limone, cos'altro c'è? Vaniglia, vabbè, insomma, una profumazione assolutamente inebriante, buonissima, verrebbe quasi da mangiarlo, quindi è stato assolutamente un ottimo acquisto dalla prima volta che l'ho messo. Mamma mia, che roba, che roba. Altro prodotto che mi ha fatto questo effetto, che ho comprato sempre al Timiama di Pordenone, è questo detergente delicato della Bioficina Toscana. Allora, intanto è
vi dico, è un detergente che può essere usato per varie funzioni, vedete, azione emolliente lenitiva per viso, corpo e igiene intima. Quindi è un detergente delicato che può essere usato per più funzioni e su più parti del corpo. Questo qui ha un profumo di anice che è una roba meravigliosa. So che mi rendo conto. Vedete, questa colorazione leggermente ambrata, quasi sul verdino. Mi rendo conto che è un profumo che deve piacere, che non a tutti può piacere, ma io le profumazioni alla cannella, le profumazioni all'anice, le adoro. So che appunto sono profumi che non tutti piacciono, ma questa è una roba eccezionale, cioè è un profumo che è una roba proprio buonissima e soprattutto fa una schiuma con un sacco di bolle. Cioè, nonostante sia un detergente delicato ed effettivamente è così perché l'ho provato per il momento sul viso ed effettivamente è molto delicato, ma fa tantissima schiuma, cioè è proprio piacevole da usare perché è divertente e a me mette anche di buon umore proprio per questa profumazione per me gradevolissima. Ultimo prodotto di cui vi parlo e ve ne ho già parlato nel video dei miei alleati del periodo è assolutamente questo idrolato di salvia della saponaria. Questo io ho iniziato ad usarlo al posto del tonico, o meglio, ho finito il tonico che stavo usando e quindi ho iniziato ad usare questo come tonico e mi è piaciuto subito dalla prima volta che l'ho usato. Adesso sono più o meno a metà, sono più o meno qua, quindi lo sto usando da un po' di tempo. Ma già veramente dalla prima volta che l'ho usato mi ha subito conquistata, nel senso che al di là della buona profumazione di salvia fa un effetto alla pelle del mio viso che è una roba micidiale, cioè io stendo, picchietto questo idrolato sul viso dopo averlo pulito, deterso, struccato, eccetera, e la mia pelle diventa immediatamente morbida, liscia. Con i pori molto più stretti, molto più chiusi di prima, è una roba fantasmagorica. A me nessun tonico per viso aveva mai fatto questo effetto, anche perché devo dire che la maggior parte dei tonici che io ho usato nella mia vita mi lasciavano sempre una sensazione un po' di appiccicume sul viso, non so come spiegare, comunque mi veniva da sciacquarli alla fine, anche se so che il tonico deve rimanere lì, ma a me veniva da sciacquarli. Invece questo non mi viene assolutamente da sciacquarlo, anzi, infatti lo uso proprio dopo la detersione, poi non mi lavo più il viso e passo direttamente ai trattamenti successivi che possono essere la crema idratante o il gel contorno occhi, eccetera. Quindi è una roba veramente meravigliosa, è stata una scoperta assolutamente graditissima. E sicuramente sarà tra i prodotti mai più senza, perché sicuramente quando lo finirò sono sicura che lo ricomprerò. Perché mi ha fatto veramente un ottimo effetto, un'ottima impressione. Questi erano i miei fantastici 5, i più recenti prodotti che mi hanno davvero colpito e conquistato già dal primo utilizzo. E niente, noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!